ricevuto critiche anche pesanti, ringrazio anche di questo, perché mi hanno aiutato a capire di più il contesto in cui vivo, mi hanno aiutato di più a pregare per la mia conversione, a pregare per questi fratelli che non riconoscono un valore in questo oggetto. Ma ringrazio anche tutta la comunità, perché nessuno si è prestato, ha prestato il fianco alla polemica, anzi, ho detto loro che l'opera è stata coperta nella maggior parte da questo fotovoltaico che abbiamo sulla chiesa. I contributi di questo fotovoltaico hanno permesso di pagare gran parte dell'opera. Mi piace dire l'energia pulita del fotovoltaico ha generato energia spirituale nel nostro campanile. Un bambino prima mi ha detto: Don Andrea, il suono delle campane ci rende veramente felici. E io voglio ringraziare la presenza vostra innanzitutto, ma anche con commozione, perché non pensavo che un campanile fosse così importante come ho potuto vedere in questi giorni, del bene e del male. E quindi sono commosso per le tante persone che vedo soffermarsi al suono delle campane, a guardare in cielo. Ho ricordato loro che il campanile, con il suonare delle ore, ci ricorda che il tempo non è nostro ma è di Dio, e anche il suono dell'Angelus ci ricorda che anche il lavoro non è l'occasione per lamentarsi, ma è l'occasione per ringraziare e per partecipare alla costruzione del Dio qua in terra. Ho detto queste parole senza sapere fino in fondo il peso che potessero avere. Ho visto tanti accoglierle in modo significativo. Volevo ringraziare le tante persone, ho detto loro appunto che è stato pagato così col fotovoltaico, però anche che le casse della parrocchia si erano azzerate, e quindi che eventualmente con il loro ovolo il significato del campanile avrebbe avuto più presa in questo quartiere. E mi ha colpito come tanti di loro hanno sentito questo richiamo. Mi ha commosso vedere tanta gente, anziani soprattutto, venire a portare con Firenze il loro opera. Che bello! Un risveglio della comunità, un risveglio della fede, che ci tenevo a dirlo qui davanti a lei. Benedici queste nuove campane a te dedicate, perché i membri della tua famiglia all'udire il richiamo rivolgono a te il loro cuore, partecipando alle gioie e ai lutti dei fratelli, si raccolgono nella tua casa per sentire in essa la presenza di Cristo, ascoltare la sua parola e aprirsi a te con fiducia filiale, per la grazia del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Gente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie. Questo è il suono delle campane. Forza, lasciamole andare, guardiamo il cielo. Allora.